Il mondo animale vive secondo le rigide leggi della competizione, della gerarchia, della subordinazione e del dominio. Una lotta per la sopravvivenza in cui vince il più forte. È un programma che non possono cambiare. Negli animali, questo formato garantisce la sopravvivenza della specie. Oggi, anche noi umani viviamo secondo le leggi del mondo animale. Ci sfruttiamo e ci usiamo a vicenda. Nel nostro caso, questo non ha portato felicità e prosperità. Al contrario, questo format consumistico ha portato l'umanità intera sull'orlo della sopravvivenza. Ma l'uomo non è un animale. È uno spirito che cerca la libertà senza limiti. A differenza degli animali, noi esseri umani abbiamo il diritto di scegliere e possiamo scegliere come vivere. Siamo in grado di cambiare tutto. Il problema principale dell'umanità oggi è la frammentazione. Unendoci, possiamo superare qualsiasi difficoltà e crisi. Quali prospettive si apriranno per un'umanità unita? Che cos'è la vera unità? Come possiamo passare evolutivamente a un nuovo stadio nello sviluppo della nostra civiltà? Guardate il caleidoscopio dei fatti del 13 novembre 2022. Il fenomeno dell'Unione, realizzato su iniziativa dei membri del Movimento Internazionale Sociale ALATRA, della Slovacchia e della Repubblica Ceca.